Cosa può emergere da questo confronto? Buongiorno. È passato in questo istante il commissario straordinario, seguito dal capo di gabinetto del comune, e l'unica dichiarazione che ci ha fatto è buongiorno. Sì, oggi siamo qui, abbiamo chiesto questo incontro con Città Metropolitana proprio per chiarire quei punti un po' che erano incerti, per cui oggi auspichiamo che Città Metropolitana ci dia finalmente quelle risposte che tutti noi, compresi i lavoratori, 333 lavoratori, aspettiamo, che lo statuto è stato in qualche modo, che parte lo statuto, che è stato depositato, che è stato accolto a 360 gradi da tutti e che i lavoratori possono essere fatti veicolare in questa azienda speciale. Siamo certi della tempistica, la cosa forse che preme di più. La tempistica non è certa per nulla, e oggi qui chiediamo certezze e responsabilità, certezze che questo percorso possa andare avanti, quindi dal punto di vista economico e finanziario, e responsabilità di chi si mette sulle spalle il futuro di 333 lavoratori. Il sindacato sta facendo la sua parte, speriamo che le istituzioni lo facciano, ma è ovvio che se oggi non abbiamo quelle risposte chiare e nette rispetto al percorso, rispetto ai lavori e rispetto al primo di aprile, che è il primo giorno utile della procedura finale di licenziamento, io credo che ci sia arrivato il momento di chiedere responsabilità in un'altra maniera, ma anche attraverso la procura, ma soprattutto attraverso le lotte. Amici, buon pomeriggio. Si è appena conclusa la riunione tra il commissario straordinario dell'area metropolitana di Catania e i sindacati. Risultato della riunione che è necessario predisporre un documento economico che convinca sia la curatela fallimentare della Pubblici Servizi, sia la possibilità per altro mese di poter realizzare l'azienda speciale. Sta qui tutto il problema. Ora i tempi si sono ristretti ulteriormente, quindi necessita del documento economico, necessita l'ok dei contabili del Tribunale, ma è necessario che entro oggi la provincia con i suoi funzionari, con tutti i dirigenti che parlano di economia, tirino fuori questo documento contabile. Siamo arrivati a questo. Pubblici Servizi, Sica Press, Sandro Gaglio, la buona giornata a tutti.